Buonasera a tutti, prima di tutto voglio ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto che stiamo portando avanti, in primis tutti i componenti del direttivo della Proloco Panza e tutti i soci che con il loro contributo ci hanno dato forza soprattutto morale ed economica. La nostra è un'associazione senza scopo di lucro e che come Proloco si prefigge di operare nell'ambito turistico e socioculturale. Il primo passo è stato quello di iscriverci all'UMPLI, all'Unione Nazionale Proloco d'Italia, per avere la possibilità di curare un interscambio con tutte le Proloco del nostro paese. Abbiamo inoltre un programma che vi voglio illustrare brevemente e che stiamo portando avanti. Allora, da qualche settimana, almeno una volta al mese, c'è il mercatino dell'usato e dell'artigianato che permette di valorizzare e promuovere i prodotti tipici del luogo, almeno una volta al mese fino alla fine di novembre. Come secondo punto all'ordine del nostro programma abbiamo le attività di recupero e riqualificazione della quattrocentesca struttura ecclesiastica di San Gennaro in Panza, la chiesetta di della Madonna delle Grazie. Abbiamo installato delle panchine, abbiamo abbellito tutto il luogo e praticamente stiamo cercando di valorizzare quell'area per far sì che sia primis un'area di culto, ma anche una zona che permette lo svago per i bambini, per gli anziani e dove eventualmente possiamo organizzare anche qualche concerto di musica classica e altro. Un'altra iniziativa del nostro programma prevede per la fine del mese, per il 31 di luglio, siamo entrati in contatto con un'organizzazione che organizza un concorso di bellezza, manifestazione che porta il nome di La Bella d'Italia, e organizzeremo questa manifestazione insieme all'Alca Fashion Group al Piazzale Soccorso giovedì 31 luglio. A proposito, voglio anche invitare tutte le ragazze che vogliono partecipare a questo concorso a iscriversi e nei prossimi giorni tramite il Golfo e tramite i volantini pubblicitari troverete senz'altro le modalità di iscrizione. Per settembre un'altra grossa manifestazione che nel nostro programma è quella di cantine aperte, dove prevediamo di aprire tutte le cantine del nostro territorio, soprattutto di Panza, e in collaborazione con le cantine locali Dan Bravini e Pietra Torcia. Nell'ambito di questa manifestazione saranno organizzate visite guidate ai vigneti, al museo del vino, alle cantine di produzione, finalizzate all'illustrazione dell'intero ciclo con degustazione di vini locali. Intendiamo far sì che questa manifestazione si protraia per più giorni e diventi un appuntamento fisso annuale. La manifestazione si concluderà tra l'altro con uno spettacolo caratteristico con sfilata di figuranti in costume d'epoca quattrocentesca. Ci terrei in modo particolare per questa serata a ringraziare coloro che hanno permesso l'apertura di questa sede. In primis ringrazio di nuovo tutto il comitato della Proloco Panza e tutti i soci. E ringrazio in modo particolare anche l'amministrazione che si è dimostrata sensibile a questo nostro programma. Noi viviamo principalmente di turismo e questo ci obbliga a sviluppare il nostro programma di attività in funzione di un miglioramento di tutto il sistema. Credo, ed è sotto gli occhi di tutti, che negli ultimi anni le cose per noi vadano sempre peggio. E forse è giunto il momento di rimboccarci le maniche e nel proprio piccolo ognuno di noi possa contribuire alla rinascita di Panza, di Forio e della nostra isola. Se vogliamo stare al passo con i nostri competitors turistici a livello nazionale ed europeo. Ringrazio sin d'ora nuovamente l'amministrazione per l'interessamento verso la nostra associazione e sono sicuro che in futuro ci staranno vicini perché l'obiettivo è comune e unico, risollevarci dal degrado in cui siamo caduti. Grazie a tutti e viva la Proloco Panza. La nostra associazione è nata da un'idea di poche persone che insieme hanno deciso di formare un gruppo, l'idea iniziale è quella di formare un gruppo per la frazione Panza. E dopo aver in effetti creato questo gruppetto che è andato man mano a crescere, è venuto fuori l'idea di creare la Proloco
iscritta all'UMPLI, quindi con finalità molto più ampie di quello che poteva essere un fatto locale. Siamo persone semplici, senza fini che non siano quelli là di far crescere il paese, il comune di Forio, perché noi siamo, rappresentiamo Forio, anche se ci chiamiamo Proloco Panza dell'isola d'Ischia, ma rappresentiamo, siamo l'unica realtà sul territorio forriano che fa parte dell'UMPLI nazionale. Questo è il nostro scopo, creare le opportunità sia attrattive turistiche, sia momenti culturali e sia momenti di spettacolo, affinché la gente, nella gente che viene, rimanga un buon ricordo. Siamo veramente contentissimi della nostra iniziativa, perché abbiamo iniziato in 8, siamo arrivati a 68 e penso che ad ogni modo cresceremo ancora, perché intorno a noi sta creando un clima veramente piacevole. L'augurio che do a noi tutti, è veramente di poter ad ogni modo che questa iniziativa non muoia, non muoia, ma che abbia il massimo della sua della possibilità di espandersi e di creare gruppi di giovani, di anziani, gruppi quanto più possibile che diano una mano all'associazione per veramente creare dei momenti diversi. Via. Bene.